Episodio di Minecraft incredibile. Ragazzi, vi avevo promesso nell'ultimo episodio di Palworld che la serie successiva a Palworld incredibile sarebbe stato Minecraft pazzesco e assurdo, ragazzi. Prima cosa, perché Minecraft al posto di Palworld? Perché volevo avere una serie, sai, dove costruiamo il nostro impero incredibile codoversico, e l'unica serie che mi è venuta in mente è Minecraft, e infatti ci azzecca perfettamente come sequel spirituale della serie di Palworld. E il secondo punto è che il mio rapporto con Minecraft è molto spicy, perché io non gioco a Minecraft da, penso, non dico 10 anni, ma quasi. Perché io ci giocai tantissimo appena uscito, poi lo droppai. Poi ci rigiocai tantissimo, poi lo droppai quando c'è stata la divisione proprio tra Java Edition e la Bedrock Edition. E in quel periodo storico, mi ricordo, io avevo un Windows che non mi apriva più Minecraft perché Minecraft era troppo moderno per il Windows che avevo all'epoca. E da allora poi non l'ho più giocato, ragazzi. Io, il mio ultimo ricordo in Minecraft era la patch dei cavalli. Non dico sia una full blind run, ma una semi blind run. Sì, perché ovvio, so fare spada, piccone e pala, almeno lì ci arrivo, ragazzi, però cose più spicy io non so assolutamente niente, ragazzi, quindi non vedo l'ora, è incredibile. Una cosa che vi chiedo gentilmente, esperti di Minecraft, chiedo a voi, incredibile, come faccio per una skin? Perché adesso ovviamente per i primi episodi io continuerò a giocare con la skin del personaggio normale di Minecraft, però mi piacerebbe avere una skin, sai, una scheletrino, sai, qualcosa di un pochino più godoversico. Ho visto che c'è un sito strano, ma mi fa scaricare un file veramente sus, quindi prima di scaricarlo, esperti, ditemi voi come avete fatto a inserire una skin di Minecraft per il personaggio, ditemelo, che io assolutamente nei prossimi episodi qualche cosa di simpatico cercherò di mettermelo, incredibile. Ultimo punto, ragazzi, questo è Minecraft 100% official, comprato sul sito della Mojang, incredibile. È il pacchetto che c'è sia la Java che la Bedrock Edition, che costava tipo 10 euro in più. Ho detto, sai che ti dico, compriamo tutto quanto, per una volta che ci rigioco bene a Minecraft, compriamolo bene, incredibile. Però non è moddato, per adesso lo gioco normalmente così. Poi in futuro, magari andando avanti, ragazzi, magari la serie di Minecraft vi piace, io ci riprendo un pochino più la mano, potrei proprio fare o una serie secondaria di Minecraft sulle mod, oppure il sequel, seconda, terza, quarta stagione di questa serie sarà nella mod, perché ho visto che c'è una mod con i dinosauri. Insomma, il modding di Minecraft lo saprete meglio di me a livelli assurdi, però per uno che adesso non dico sia principiante, però nella media preferisco partirci slow con Minecraft incredibile. Però un giorno non ci vede nessuno di iniziare a fare le mod, più che altro perché il mio computer è molto sus e non gli piacciono determinate tipologie di file, quindi devo tenermelo come un gioiellino il computer buono, ragazzi. Quindi andiamoci con calma, Minecraft puro e godoso, ragazzi. Detto questo, si parte, ragazzi. Giocatore singolo, nuovo mondo, come lo vuoi chiamare? Vabbè, questo mi sembra abbastanza scontato, ragazzi. Come posso chiamarlo se non Godovers? Modalità sopravvivenza? Estrema? Direi proprio di no. Io farei creativa? No. Sopravvivenza, quella classica, no? Che se muori puoi andare a riprendere le risorse, no? Difficoltà? Abbiamo facile, normale e difficile. Che dite, ragazzi? Facciamo... Io metterei normale. Se poi diventa tremendamente facile a normale, metto difficile, però facciamo normale. Abilità comandi, per adesso metto no pure qui, ragazzi, in caso, appunto, ditemi voi, incredibile. Qui c'è mondo, piatto, biomi vasti, amplificato. Questa roba non me la ricordo. Bioma singolo, normale. Serie per generatore di mondi, non credo di metterci niente. Strutture sì, baule omaggio. Ah sì, mi sa che c'era una roba del baule omaggio quando ho comprato la Bedrock. Se sono oggetti overpower, giuro che non li uso. Altro, regole di gioco. Vabbè, qui farei tutto quanto sì in caso, ragazzi. Poi penso siano impostazioni che possiamo controllare in secondo momento. Ragazzi, crea un nuovo mondo. Vai. Si parte, ragazzi. La nostra avventura su Minecraft sta per iniziare, incredibile. Let's go. Meno male che c'è il tutorial, però fino a qua diciamo che ci possiamo arrivare, amici. Ah, ma il baule omaggio è questo? Io pensavo chissà che cosa. Cioè, praticamente è il kit tutorial. Ragazzi, sapete perché sto avendo difficoltà a prendere la roba e metterla nel mio zaino? Perché sto ragionando come in Palworld, che quando premevo il click destro automaticamente mi mettevo tutto insieme e poi mi mettevo nello zaino. Capirai, ragazzi. Vedete Palworld come rimane in noi? Aiuto, amici, sono lentissimo. Quanto ci sto mettendo a prendere queste robe? No, comunque ci deve essere un tasto per tipo click destro e metti tutto quanto qui. Prendiamoci il baule pure, va? Non lascio niente qua. Allora, con calma, ragazzi. Volevo mettermi l'ascia. Ci sono i cavalli. L'avatar è simpatico. Non sapevo ci fossero con la magliettina dorata, pantaloncini sus, va bene. Ah no, quindi questo è il libro per fare le cose? È diventata un'opzione qui. Ragazzi, ma quante robe hanno messo? Lo scudo. Boia, io di ste robe proprio, ragazzi, niente. Ok, amici, sono pronto a conquistare. Come si corre? Prima regola di Minecraft. Carne e... Ok, stavo dicendo carne e altre cose. Allora, mi spiace mucchette, ma devo fare una strage qua, amici.
E il letto mi serve. Mi spiace, mucchette, siete bellissime, ma devo mettere fine alla vostra vita. Però sono belli sti cavalli. Un giorno conquisteremo tutti i cavalli. Ok, un po' di lana. No, no, non voglio uccidere i cavalli. Non so se possono far danni i cavalli, eh. Ok. Ci sono i ciuchini, no! Ma sono bellissimi! Ragazzi, io non me li ricordo i ciuchini. Ma i ciuchini mi danno la carne? Vabbè, non uccido i ciuchini, mi stanno simpatici. Allora, ragazzi, mi servirebbe del legno sus. Maialino? Scusami, maialino, ma ho bisogno di cibo. Perché i maialini in Minecraft rimangono tra le cose più belle dell'universo? No, 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 amici, no, 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 no. Nelle grotte ci si va quando si è più forti, amici, eh. Vabbè, ragazzi, sto prendendo tutto per adesso. Amici, ci servono degli alberi, però. Qui c'erano un sacco di cavalli sus. Ok, sto prendendo un sacco di achievement. Pollo, polletto? Ok. Ma per un attimo, ragazzi, pensavo di non saper nuotare, dico, è la fine. Wow, sì, i calamari c'erano. Ok, ragazzi, siamo spawnati in un punto sus, eh. Io vi ricorderò che da questo inizio così non glorioso, ragazzi, un giorno diventeremo i dominatori di questo pianeta. Certo, ragazzi, mi sta venendo in mente quanto sarò scarso all'inizio, ve lo dico, eh. Cioè, ci andremo con molta calma, amici, eh. L'obiettivo di questo video, amici, sarà costruirci la classica casetta di terra, mangiare, farci una spada. E poi, ragazzi, si va all'avventura, ragazzi. Sì, ok, non mi ricordavo sta cosa. Il personaggio non corre giustamente se ha fame. Beh, giustamente ha senso. Già ho trovato un paesino sus. Beh, ragazzi, diventerà il nostro punto di riferimento. Mi sono fatto male come, va bene. Ci sono le api! Ai miei tempi non c'erano le api in Minecraft. Non c'erano queste cose volanti. Ok, che figa, le apette sus. Un giorno avremo anche un esercito di api. No, dicevo, stavo chiacchierando del fatto che avrei iniziato la serie di Minecraft e le persone con cui stavo parlando mi hanno detto: ah, ma Minecraft non c'è mai niente da fare, non ti annoierà a giocare a Minecraft. E io: ma Minecraft è infinito. non è vero, è una bugia, ragazzi. Minecraft è infinito. C'è pure un micio. Punto di rinascita è stato impostato. Ok, ci siamo impossessati di una casa. Buongiorno, amici. Salve, sono il vostro nuovo vicino. Salve. Cosa c'ha la sciarpetta? Questo? Ok, il campanaccio lo posso suonare. Ragazzi, sicuramente ci stabilizzeremo qui, allora. Cioè, mi sembra un villaggio bello sus. Ragazzi, qui bisogna fare dei lavori di restauro, mi sa, eh. Allora, poi mi ragione, qual è una casetta sus che posso, come dire, rendere mia? Qui c'è una pecorella sus, aspetta. Questa casa non è di nessuno? Buongiorno? No, purtroppo è di lui. Allora, direi di costruire la nostra prima casetta in un punto sus. Che dite? Qui siamo vicino all'acqua. Ragazzi, scusate, non sono tanto di battute rapidi e veloci, ragazzi, ma sono presissimo. Volevo cercare di fare un primo episodio simpatico. Ricordiamo che ci sono i cavalli laggiù, eh. Ok, abbiamo pulito un attimo. Allora, secondo voi vi ricorderò come si fa una casa easy? Prima che vi strappate i capelli da quello che ho appena fatto. Sì, lo so, ragazzi, ho usato i ceppi interi per fare la casa senza usare i cubetti di legno normale. Che paura! No, 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 aspetta, 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 non sono armato, amico. Ammazza, 3 hit di danno? No, pure i zombie marini? Sì, vabbè, ragazzi, ma quanto danno fanno sti cosi? Ma scusatemi, ma... Ragazzi, con calma, con un piccone, non mi sono fatto neanche la spada. Buono, eh? Buoni tutti, via, via, via. No, 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 via, via. No, 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 non mi fate hit importanti. Ragazzi, mi stanno facendo del damage. Ok, ho ucciso quel tizio a picconate. Mangia. Ok, ora dobbiamo uccidere questo coso. Ok, via, via, stammi lontano. Ok, posso dormire qui? Ok, fantastico, ho rubato un letto a questi tizi che mi stanno guardando male. Va bene così, ragazzi. Va bene così. Sì, lo so, vi ho rubato il letto, amici. Lo so, non mi giudicate. Ok, lo so, ragazzi, stavo per morire la prima notte. Non va bene, amici. Allora, facciamoci la nostra crafting table pazzesca e assurda. Allora, la mettiamo qui. Ma ti aiuta tantissimo, ragazzi, rispetto a quando ci giocavo io, scusatemi. Ok, ora devo smontare questo e cominciare a costruire una casa vera, ragazzi. L'obiettivo del video sarà questo. Però mi osservano. C'è pure il golem, addirittura. Ragazzi, ma tanta roba qua. C'è te, ragazzi, che mi sento quasi perso in questo momento in Minecraft. Cioè, vorrei fare mille cose, ma allo stesso tempo sembra che non farò niente.
Chissà che siamo stati fortunati, ragazzi, a trovare un villaggio di simpatiche creature sus nel primo episodio. Signore, sto facendo dei restauri per la mia abitazione. Salve, buon uomo. No, stavo per colpirla, buon uomo. Io non sono violento, voglio essere un vicino amichevole. Adesso prendiamo la terra che abbiamo appena preso. Ragazzi, scusate l'episodio un po' così, ma andremo avanti e ci divertiremo un mondo, penso, eh. Perfetto, ragazzi. Molto bene. Mi sa che devo abbassare un po' l'audio, ragazzi, che mi sta fracassando l'orecchio l'audio di Minecraft, scusate. Ma voglia, ragazzi, guarda quanta legna ci abbiamo. Sì, lo so, ragazzi, due colori diversi, ma come prima casetta direi che può andar bene. Ok, così siamo parati. Molto bene. Ora mi serve il lettino su, se lo mettiamo qua. Dai, e poi ci servono le torce. Allora, le torce erano i bastoncini e il carbone. Ah, amici, non abbiamo il carbone. Allora, useremo intanto le tre torce che abbiamo. Voi direte, ma non hai il tetto? Vabbè, sì, lo so, ragazzi, però diciamo che come primo giorno di Minecraft può andar bene, ragazzi. Poi vi prometto avremo una casa più carina. Facciamoci il baule. Il baule lo mettiamo qua giù. E ci mettiamo dentro un sacco di cose, tipo girasole, non ci serve. Posso farci qualcosa col cuoio? Mi sa l'armatura, beh? No, 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 dormi, bimbo, dormi. Dormi con la spada così. Ah, questi non crepano sotto la luce del sole. Perché sono zombie marini. Allora, è il momento di uccidere questo invasore. Fatti sotto. Sono armato e pericoloso. Forza. Ok. Molto bene. Ma si fa sta cosa? Ok, sì, mi ha dato del pesce, ok. Potremmo avere un giorno un allevamento di salmoni? Posso mangiare il pesce? Salmone crudo. Wow. Vabbè, no, mi sembra che cura come il resto. Va bene, ok. Allora, sicuramente mi piacerebbe avere un tetto in questa casa sus. Però vabbè, diciamo che ci accontentiamo per adesso. La priorità in questo momento, secondo me, è il carbone. Per prendere il carbone ci servono un sacco di picconi sus. Dai, ragazzi, è troppo forte. Abbiamo 5 pelli. Secondo me ci possiamo fare un pezzetto di armatura, mi sa, eh? Ok, abbiamo pure un elmetto sus, va bene, ok. Com'è andata la partita ieri? Va bene, non me lo volete dire, cattivi. Il piano di adesso sarebbe andare a caccia di carbone, ragazzi. Se riuscissi a trovare un po' di carbone sus, non sarebbe male. Più che altro la vita quanto ci mette a risalire, amici? Ok, il problema è che non abbiamo una torcia, amici. Morite, mostri, via. Guarda il danno che fanno, assurdo, via. Ok che sono senza armatura, ma assurdo. Ok. Ah, il nostro primo creeper! Ciao, cucciolo! No, via. Scherzavo. No, ragazzi, no! Non volevo morire così in primo episodio, no. Niente, ragazzi, questo creeper non vuole proprio morire. Ok. Abbiamo ucciso un creeper. Ah, pure lo scheletro! No. Niente, ragazzi, non possiamo andare qua dentro, non c'è niente da fare. Allora, ragazzi, il carbone non si prende, amici. Non è che posso rubarlo da dentro qualche casa, un po' di carbone. Inserisci uno schema da forgiatura. Ah, pure il fabbro sus, c'è. Figo. Allora, io rubo un po' di torce in giro, che dite? Con te posso parlare, che tu sei quello più sus? Ah, ok. Ma questo tiene gli animali dentro casa così? Cos'è, una stalla abusiva questa cosa? Allora, andiamo su questo castello. Che qui c'è qualcuno, c'è soldi qua, eh? Sì, questa è la roba alchemica sus. Ok. Vabbè, io rubo un po' di torce, ragazzi, così almeno. Ok. Allora, laggiù c'è sicuramente una miniera, però per andare nella miniera dobbiamo essere un po' più forti. Soprattutto dobbiamo avere un sacco di torce che non ne abbiamo. Sus. Adesso io ho mezzo cuore. Ma quanto ci mette la vita a salire? Ma dato che mi serve la roccia, mi sa che farò una cosa del genere. Ok, ragazzi, finalmente abbiamo la possibilità di fare una fornace. Ok, me lo ricordavo che si univano, fantastico. Ragazzi, ci serve il carbone. Ah, tu chi sei, scusami? Ok, tu sei un mercante sus che vende delle robe assurde. E ci sono dei lama o degli alpaca. Non ho niente, amico. Però questa è roba sus, eh? Tanta roba. Il carbone sta qui sotto. E qui sotto è pieno di nemici, quindi la finestra rocca finirà con uno che moriamo. Mi sembra una cosa molto scontata, amici. Però ci devo provare, ragazzi. Tanto sono curioso di capire, ma qua... ragazzi, la nostra fine è giunta. Non c'è modo di salvarsi da questa situazione. Sono cascato in questo buco sus. Vabbè, ragazzi, dai. Come ricordo, direi che ci può stare. Dai. Moriamo.
Che dite? Finiamo l'episodio con la nostra prima morte? Mi sembra una grande idea, ragazzi. Stiamo cascati in un buco e non posso uscire. Abbiamo trovato il carbone, ma siamo morti. Zolver si è annegato. Ah, che bello. Perfetto. Il lato così è che abbiamo tutta la vita. Abbiamo perso tutto, però, ovviamente. Ci siamo quasi, ragazzi. Abbiamo recuperato la roba che ho perso morendo nell'acqua su. Mi ha fatto un jumpscare questo tizio, però scusi, se ne vada da casa mia però. E andiamo a prendere il carbone, ragazzi, e concluderemo l'episodio col carbone. Mamma mia, ragazzi, eccolo là il carbone. Allora, con calma. Ragazzi, dai, primo episodio già ricco di emozioni per quanto mi riguarda, eh. Scusate se non ho fatto troppe battute e non sono stato carismatico e godoso come al solito, ragazzi. Però sono preso e terrorizzato da quello che mi aspetta, in senso positivo e negativo. Spero di avervi regalato un episodio simpatico di introduzione alla serie di Minecraft, ragazzi, eh. E nel prossimo episodio non lo so che faremo, ragazzi. Cioè, andremo a esplorare la nostra prima miniera, forse? Sono contento che sono morto, ragazzi. Un ricordo simpatico, riuscire a morire nel primo episodio di Minecraft, secondo me. Finalmente possiamo farci del cibo. Oh, grazie al godo. Vediamo un po' se mi ricordo bene che la carne cotta mi dà la vita. Sì, ok, mangiando carne cotta mi dà la vita, perfetto. Molto bene, io mi farei un'altra fornace. Ok, ragazzi, secondo me come primo episodio di Minecraft direi che può finire qua. Allora, ragazzi, abbiamo fatto dei piccoli passi da uomini godosi, incredibili. Prossimo episodio, ragazzi, sicuramente andremo nella nostra prima miniera, nella speranza di trovare tanto carbone sus. Allora, faccio questa cosa così mi ricorderò che la mia casa sta qua. Ecco fatto, così almeno la nostra casetta la vediamo. Ce l'ho una torcetta da mettere in cima? Fantastico, ragazzi. Ragazzi, che cosa c'è con voi? Prossimo episodio, miniera, carbone e speriamo di non morire di nuovo, anche se probabilmente moriremo di nuovo e quindi sarà divertente come cosa incredibile. Ragazzi, che cosa c'è con voi? E ci vediamo al prossimo episodio.